A lavoro finito, siamo qua da Aquascaping Store con Alberto. Ciao Alberto, abbiamo visto la realizzazione di questo Aquascape, è venuto molto bene direi, soprattutto la trasparenza con il quale l'hai allestito davanti al pubblico, quindi spiegando passo per passo quali sono i punti cruciali, hai dato dei consigli e hai mostrato che alla fine basta solo un po' di esperienza, nel tuo caso tanta esperienza, però con un po' di praticità e un po' di fantasia chiunque può andare ad allestire un bellissimo aquascape. E nulla, hai qualcosa da dire sulla tua passione, da quanto lo fai? Io all'incirca sono 4 anni che lo faccio un po' più seriamente, avevo iniziato per gioco, ho detto voglio un acquario, proviamo. E dopo ho visto qualche foto su online di lavori fatti da esperti e ho detto wow, voglio fare questa cosa, ancora una volta ho cominciato, l'ho fatto. Fino a estremi a contest, piazzarmi bene, insomma comunque il volume di lavoro è cresciuto sempre di più, con il volume e anche la qualità dei lavori. E dopo mi sono sempre dato disponibile a consigliare, aiutare, allestire live, sta andando bene. Complimenti, la tua pianta preferita che utilizzi praticamente in ogni scape? Se ce n'è la Crypto Parva, Crypto Corina Parva. Metto dappertutto perché dà degli accenti fantastici ai dettagli delle vasche, sì. Mentre il tuo allestimento preferito, nel senso una rocciata minimal, preferisci un angolo? Cioè, il stile preferito mio è l'Iwagumi, cioè rocce e prati, diciamo in poche parole. Minimale, essenziale, però di grande impatto. Ultima domanda, hai sicuramente un acquario in casa, sei uno più? Ne ho 4-5, c'è 4, sì, esatto. E a parte? Quando cominci non è facile fermarsi, perché poi ricordiamo che prima di tutto c'è la passione dietro, sì. Il lavoro in questi hobby che noi usiamo come hobby, loro come lavoro. No, anche il mio è un hobby comunque, non è proprio un lavoro, esatto. Io ho un lavoro e questa è la mia passione. E questo è quello che fa maturare tutto, è il motore dei risultati, passione, dedizione. Se devi dare un consiglio a un neofita che vede i tuoi lavori, li trova estremamente belli, sicuramente non potrà domani già allestire se non copiandoti passo per passo una cosa così, da dove ti consigli di iniziare? Beh, chiedere alle persone giuste, a chi si dà, chi dà disponibilità e investire giusto all'inizio, perché non c'è peggio cosa di partire zoppi, perché poi ti fa cadere la passione e ti rovina. Il marino c'è una regola, non so se sei fatto. No, il marino no. Chi meno spende più spende. Esatto. Non si scappa. Bisogna partire bene, fare un investimento a confronto del marino molto più basso, però farlo. E dopo affidarsi comunque, al di là di negozianti di fiducia, affidarsi anche a persone appassionate che ti danno consigli di cuore proprio. Quindi la rete di aquascaper e comunque di persone appassionate è fondamentale per spingere e per divulgare nel modo corretto questo hobby. Per cui affidarsi, io mi do sempre disponibile a tutti, rispondo a tutti, aiuto tutti, condivido con tutti quanti quello che c'è da sapere. E per quello, secondo me, quella è l'anima di un hobby, cioè la condivisione per aumentarne sempre di più la portata. Complimenti, non ho altro da aggiungere. Grazie, grazie mille. Complimenti per il lavoro e buon proseguimento. Grazie mille.